Piano. Sofia ultimamente sta diventando un po' troppo aggressiva. Ma dai, in fondo le sta solo per nascere un fratello da un padre diverso. Sono 7 anni che Adriana ti ha lasciato. Sono 7 anni che ti presentiamo donne. Non hai voglia di conoscere qualcuno? E non parlargli subito di Sofia. Tu non hai figli, vero? Non ti piacciono i bambini. Li sopporto proprio. Non posso dirle di avere una bambina. Lei non li sopporta i bambini. Questo via. Molto minimal. Questo cos'è? È di Chicco, mio fratello, sai. Ti sei messo il rossetto? L'ho trovato in bagno. Vedi, Chicco sta cambiando. Si possono fare anche passeggiate con i cavalli. Dovresti portarci sopra. Chi? Chi? Chi è? Non gli hai detto che hai una figlia. Ti posso spiegare tutto. Allora, lei è Sofia ed è mia... Sua sorella. Una sorella di 9 anni? Il fratellone! Si tratta solo di 2 settimane, non ci devo andare a vivere insieme. Devo andare in bagno. Sei tutta rossa e ti tremano le gambe. Non sei esattamente una piuma. Ho pensato una cosa. Cosa? Che forse dovrei stare più tempo da te, per un po'. Cos'è? Il citofono. Altri parenti in arrivo? Parliamo di Micaela Ramazzotti, che è molto amata dal pubblico. Lei è dolce, un po' scombinata e veramente totalmente spontanea. Vi piace? Siete suoi fan? Cosa sapete di lei? Beh, saprete che è romana, anno 1979, che è sposata con Paolo Virzì dal 2009, con cui ha 2 figli. In più io vi posso dire che in un'intervista lei ha dichiarato di essersi sentita spesso insicura e inadeguata, di essere stata bullizzata dai ragazzini del suo quartiere che prendevano in giro la sua magrezza e dicevano che il suo seno sembrava una tavola da surf. Che originalità, tra l'altro. Alla domanda se avesse mai quindi pensato di rifarsi, ha risposto mai, si piace così com'è e detesta i ritocchi. In più ha l'ansia di scoprire come saranno le prime rughe. La prospettiva di invecchiare non la spaventa per niente, anzi le dà una sensazione di sicurezza. Della sua infanzia ha detto che odiava studiare, marinava la scuola per andare a giocare a biliardo in una bisca e rubava nei grandi magazzini. All'età di 13 anni Micaela ha deciso di inviare una propria foto ad un giornale di fotoromanzi che l'ha subito ricontattata e per cui ben presto poi insomma, ha cominciato a lavorare. Dopo questa primissima esperienza poi all'età di 17 anni ha fatto la sua prima comparsata in un film di Pupi Avati, La Via degli Angeli. Dopo ha avuto un buco nero, niente lavoro per mesi. Per mantenersi ha interpretato una soap, Cuori rubati, e poi è andata a fare la cameriera a Londra. Ok, in che film l'avete preferita? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete voglia.